揺らぎ落ちる涙の影隙間を埋めた慈しみに私は何ができるだろう真実はもう君を見てる今年へを示す祈りでも時に導かれた絶望が確かな絆へと紡いでく Konnichiwa minasan e benvenuti qui su Game Experience, sono GiappoGamer ed oggi siamo qui, come puoi ben vedere, su BlazBlue Chrono Phantasma Extend per PlayStation 4, prodotto da quelli ragazzacci, tra virgolette, si fa per dire, di Arc System Works, già famosi nella Terra del Sole Levante, per un'altra famosa saga, un altro picchiaduro che è quello di Guilty Gear. Ma comunque, oggi siamo qui su questo picchiaduro 2D, di nome BlazBlue Chrono Phantasma, appunto. E cosa concerne questo BlazBlue, questo picchiaduro giapponese? Innanzitutto le meccaniche di gioco. Prende, rispetto al suo predecessore, è stato aggiunto il sistema di overdrive, quindi una meccanica nuova, appunto, dal punto di vista del gameplay, che al costo di un'esplosione barriera permette al personaggio che lo ha attivato un potenziamento temporaneo. Tant'è vero che appunto può tranquillamente permettere questo potenziamento di vincere il round oppure la battaglia stessa durante la partita. Inoltre il gioco segna la rimozione di un personaggio, l'Abna 11, per essere sostituita da Nu 13, che non compariva come personaggio giocabile standard dal primo gioco della serie, e l'aggiunta di altri nuovi personaggi nel roster. Il roster di questo BlazBlue è un bel roster, composto da una valanga di personaggi. Oggi intanto vediamo un po' di arrivare. Ecco qua, ecco l'hub principale del gioco, il mini menu. Oggi siamo qui appunto per farvi conoscere almeno un 4-5 personaggi. Non vi dico già il nome, né li conosceremo via via, per vedere appunto il loro combat system e come sono fatti. Insomma, sono molto molto particolari come personaggi. Allora, arcade mode, player 1. Allora, innanzitutto vedete il roster dalla valanga di persone che è composto. Insomma, veramente sono veramente un bel po' di personaggi, qua non siamo a livello di Skullgirls che c'era una dozzina, ma insomma i personaggi sono veramente tanti tanti tanti. Allora, oggi, per quanto riguarda appunto questo video di gameplay di presentazione di BlazBlue Chrono Phantasma, iniziamo a conoscere Arakune. Eccolo qua. Allora, Arakune, vediamo un po'. Allora, i colori 1, 6, 5, 4, 3. Ok, andiamo col classico 01. Allora, Arakune. Prente Arakune sarebbe una creatura deforme e misteriosa, una sorta di blob nero con tanto di maschera bianca. È un mutante di natura irregolare e la sua drive ability si chiama Crimson. Eccoci contro Jin. Snowtown. Sarà la nostra location di battaglia. Eccoci contro Jin. Una particolare di questo BlazBlue è che frente i round si chiamano ribellioni, per cui grandissimo Arakune, grandissimo, mamma mia, che personaggio. Quindi andiamo di ribellione in ribellione. Bene, ottimo. Mamma mia, vieni qua, grande Arakune, così ti voglio.
Ma dai, Jin, su, non ci provare. E basta con sta cosa, su, con sto freddo. Con sti ghiacci, con sti cristalli. Difendi, difendi di Aracune, difenditi. E fatti prendere, vieni qua così. Grandissimo, grandissima Aracune, così. Grandissimo Aracune, vai così. Yatta, 1-0 per noi. Ribellione numero 2, round 2. Ah dai, su. Mamma mia, sta tirando di tutto, di tutto. Vieni qua così. Grandissimo Aracune, così ti voglio. Ah dai, con sto spadone però, Jin, su. Mamma mia, grandissima Aracune, così, così. Combattiamo di blob in blob. No dai, su. E prendi questo, G. Bene, bene, ok, bel combattimento, uno pari. Per vincere al meglio delle tre vittorie. Ribellione 3. Ah, ti sei parato, maledetto Jin. Ma avrai vita dura. Vieni qua intanto, facciamo così, va. No, 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 no. Difendiamoci, difendiamoci. Bene così. E vieni qua, non ti parare. Così. Non ci provare. Ma dai, con sta spada, maledetto. Vai al volo così. Ma dai, basta con sti ghiacci. Vieni qua, fatti prendere. Così, così. Mamma mia, grandissimo. Grande Aracune. Bene così. 2-1 per noi. Che fai, ci pensi, Jin? Ma vieni qua, dai, su. Grandissimo. Mamma mia, Aracune. Dai, siamo diventati fantasma. Vediamo. Non fai un effetto sorpresa. Tacci, su, invece. E basta questi ghiacci, Jin, su, falla finita. Così. Anche attacchiamo dall'alto. Vieni qua, così, Ale. Mamma mia, Aracune. Che pezza che gli ha dato. Vieni, vieni, fatti sotto, fatti sotto. Tacci tua. Non si fa così. Vieni qua, così. No dai, abbiamo un po' accusato, ma andiamo avanti così, vieni, vieni. Vieni, vieni, fatti sotto, Jin. Vieni, vieni, noi ti aspettiamo, Jin. Vabbè, attacchiamo, va. Bene così, yatta. Aracune win. Bene così, 3-1 per noi. Ok, eccoci invece col secondo personaggio, Tao Kaka, eccola qui.
facciamo la conoscenza anche di questo secondo personaggio. Allora, Tao Kaka, o detta Tao, è una donna gatto, potete avete vista tranquillamente, insomma, anche dalle sembianze, no? Insomma, orecchie grandi, eccetera, eccetera. Ha una grandissima forza e agilità sovrannaturale ed è in grado di combattere senza segni di stanchezza. La sua drive, la Dancing Edge, sfrutta gli artigli con grande velocità. Primo stage. Vediamo un po'. La nostra Tao Kaka contro Makoto. È però Makoto, eh? Complimenti. Ok, eccoci qua nello stage. Prima ribellione. Acci tua Makoto. Non si fa così contro la donna gatto. E vieni qua, grandissima Makoto. No. Grande, grandissima. Fai così, grandissima Tao. Per gli amici Tao Kaka. Anzi, per gli amici Tao, però vabbè. Guarda, mamma mia che artigli che c'hai, cara. Sì, fatti prendere ancora, vieni qua così. Dai, su, no, non ci provare. E fatti prendere, vieni qua, dove te ne vai? Dai, ti voglio solamente abbracciare, dai. Oh, un bel abbraccio in amicizia. Grandissima Tao, grande Tao Kaka. Gna gna gna, grande Tao Kaka. Oh cavolo, che cazzo ha fatto? Non ci provare Makoto, su. Mamma mia che pezza che ci ha preso, però l'abbiamo dato pure noi santa ragione, eh. Vieni qua così, oh. Vieni, vieni, vieni. Vieni, fatti sotto, vieni qua, vieni qua. Grandissima, mamma mia che attacco volante. Va bene pure così, sì, una stretta in amicizia. No, no Makoto, non si fa così. Vieni, vieni, bene, bene, dai che abbiamo scampata. Tao. Ah, dai, su. Rialzati, amica mia. Vieni qua, fatti abbracciare, dai. Abbraccio amichevole. Vieni qua, grandissima. Bene così, bene così. E 2-0 per noi, bene così. Mamma mia, che unghie da gatto che c'ha Tao Kaka. Ribellione 3. Vieni qua. Magari potrebbe finire con un 3-0. Vediamo un po' come andrà. Se Makoto riuscirà a batterci oppure no. Vieni, vieni Makoto, dai, coraggio. Vieni, vieni. Prendi questo, va. Mamma mia che balzo in avanti, anche quest'altro. Vieni qua. Da che stai accusando? No, cavolo, cavolo, no, 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 no. Meno male, solo 3 hit, va. Vieni qua, grandissima, ma. Grandissima Tao. E prendi questo qua. E vieni qua così. Dai, facci fare le fusa, dai, facci fare le fusa. Vieni, vieni. Coraggio, dai, dai, fatti sotto. Cavolo, super mossa. L'abbiamo lisciata per poco. Grandissima, grandissima Tao Kaka. Che grandissimo balletto, bene, bene così. 3-0 per noi. Ok, eccoci qua per il terzo personaggio. Dopo Tao Kaka è la volta di andare a conoscere Yuki Terumi. Eccolo qua, allora, vabbè, giochiamo insomma con il vestito classico 01. Allora, Yuki Terumi. Ecco, come dice la signora.
La vera forma di Azzama è colui che si cela dietro la creazione del Blaze Blue. Precedente uno dei sei eroi, Terumi è un uomo sadico con l'ossessione di uccidere e distruggere chiunque. Il suo stile di combattimento particolare contiene più distortion drives che mosse normali, quindi la sua drive Force Eater permette di rubare l'energia hit dell'avversario ed è simile per entrare alla drive di Ragna, che però permette a quest'ultimo di assorbire piccole parti della barra di vita dell'avversario. Bene così. Primo stage contro Bullet o Ballet. Bellissimo questo stage chiamato il Colosseum. Bene così. Vediamo un po' quanto è sadico Terumi, prima ribellione. Mamma mia, vieni qua. No, no, no. Mamma mia. Che calci Terumi, grande. No, non ci provare, non ci dar fuoco, Bullet o Ballet che sia. Facci tuo. No, 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 no. Vieni, vieni, fatti sotto. E non ti parare, su. Facci tua. Vieni qua, prendi questo qui, così. No, 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 no. Ah, dai. Vai così. Grandissimo Terumi, così ti voglio. Vai così. No, 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 no. Maledetta, maledetta Bullet o Ballet. E prendi questo qua, così. 1-0 per noi, bene così, bene così. Rebel 2, action! Ah, dai! Vai così! Non ci provare! Grande! Grande Terumi, così ti voglio! No, no, non ci provare! Con le super mosse, non ti caricare! E prendi questo, cavolo, come sei parata. E non ti parare, grandissimo Terumi, così. Tacci su a Ballet. Pure fuoco ci dai. E prendi questo, così. Così. Vai così. Ottimo. Yatta. 2-0 per noi. Terumi win. Rebel 3. Ribellione 3. Vieni, vieni, fatti sotto Bullet o Ballet. No, 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 non ci provare, non ci provare. Vieni qua, così. E vieni qua, dai, su. Vai così, agginocchiate. Vai così. Mamma mia. Vai che è accusato, vai che è accusato, vai che è accusato. No. No, non ci ha messo all'angolo. Cerchiamo di uscirne brillantemente. Bene così. 3-0 per noi e Ballet se ne va. Ok, rieccoci qua nel lab del roster di Blaze Blue. Allora, andiamo a conoscere il quarto personaggio di nome Kokonoe.
Allora, scegliamo il come vestito, il primo va più che bene. Amo i vestiti classici. Allora, Coco Noe, scienziata del settore 7, figlia di Yubei e Nine, due dei sei eroi, è la superiore di Iron Tiger e nutre un profondo odio per Yuki Terumi, personaggio precedente, no? Essendo l'assassino di sua madre, ovviamente chiunque sarebbe odierebbe l'assassino di propria madre. Combatte usando principalmente tecnologia, nonostante ella sia brava anche nella magia, la sua drive, la Graviton, gli permette di attivare un congegno magnetico in grado di attrarre il nemico oppure di respingerlo. Bene così. Primo stage contro Taokaka. Ah, però mamma mia, ecco la tecnologia che utilizza la nostra Coco Noe. The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. Vediamo un po' come combatte. Che tipo di tecnologia utilizza la nostra Coco Noe. Tacci tua. Mamma mia, vai. Mamma mia, vai. Di chiave inglese. Cioè, mamma mia, come picchia. Grandissima. No, no, non mettere bombe. Facci tua. E prendi questo qua. E così, vai là, va. Grandissima, mamma mia, carnesi che c'hai, Coco Noe. No. Così, ale. No, no, non ci provare, Taokaka. Ah, e prendi questo qua. Ah, però, 1-0 per lei, eh? Omoshiro, interessante, interessante. Ribellione 2. No, dai, non accusare più di tanto. E vieni qua e fatti prendere così. Vai con lì. Ale, vai là così. No, no, no. Ale, vai là. Vieni qua, amicetta, su, fai la brava. Grandissima al volo. No, 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 no. E prendi questo qua così. Non ti parare, micetta. Bene così, uno pari. Ribellione numero 3. Facci tua. No, no, non ci provare, micetta. Grandissima, pariamoci. E prendi questo qua così. Mamma mia, che razzo gli hai messo. Facci tua. Grandissima, mina mia. Facci pure di cal... Sto per dire di calamita. No, no, di chiave inglese. Andiamo con roba pesante, eh. Pure trapani, cose. Sì, sì, sì. No, dai, così no, però su. Vieni, vieni, intanto noi ci pariamo così. Vieni, vieni, fatti sotto. Facci tua. E prendi questo qua, così. No, 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 no. Bene così, 2-1 per noi. Vieni qua, amicetta, fa la brava. Non ci fare le fusa. Vieni qua. No, no, no. Grandissima, mamma mia, che gli hai fatto. No, non ci provare, micetta. Tacci tua.
E prendi questo qua, così, così. E prendi questo qua, così. Vai, vai, con la bomba magari esplode. Yatta, yatta, grandissima Kokonoe. Bene così, bene così. Ed eccoci qua, tornati nel lab del roster di questo BlazBlue Chrono Fantasma per andare a vedere, a videogiocare soprattutto con Ragna the Blood Edge. Ce l'avete qui, personaggio principale dell'intera saga BlazBlue. Ragna è praticamente meglio conosciuto come appunto Ragna the Blood Edge. È il protagonista ovviamente principale di questo picchiaduro. È un criminale ed è anche un eroe del manga stesso. Ha la forma umana di bestia nera con poteri incredibili. Votato al combattimento ravvicinato, la sua tecnica è brutale. Il suo drive Soul Eater gli permette ad ogni colpo inflitto di recuperare una piccola percentuale di salute, circa il 10%, assorbendo l'anima e l'energia dell'avversario. Bene, eccolo qua. Ragna the Blood Edge. Ragna the Blood Edge, eccolo qua, con la sua Soul Eater. Criminale un po' da strapazzo questo Ragna, però vabbè. Vediamo il suo combattimento con batterio contro Rachel. The Wheel of Fate is turning. Eccoci qua, prima ribellione. Mamma mia Ragna, grandissimo, così. Così, mamma mia. Vieni qua, dai, su, fatti prendere. No, non ci provare, Rachel, non ci provare. Vai, vieni qua, così. 1-0 per noi, yatta, bene così, bene così. Grande Ragna, mamma mia quanto meni. Vieni, fatti prendere. Dai su, vieni qua Rachel. No dai, che so ste zucche, dai, ma che siamo Halloween qua? Ma che roba c'hai, ma che è? Non ci direi roba strana, eh? Mamma mia, che donna strana che sei. Vieni qua, su. Vieni qua, così. Vieni qua, così. Vieni, fatti sotto. No. Noi ti veniamo uguale con lo spadone. Vieni. Vieni qua, così. Bene così. 2-0 per noi. Ragna win. Rebel 3. Action. Vieni. Vieni qua, così. Grandi. Ma dai su. Ma che è sta roba? Ma che sei, la via di Dracula? Ma che roba è? Ma che cazzo è? No dai, ma che caspita è? Vieni qua dai su. Prendi questo così. E non ti parare con l'ombrello. No.
No, non ci provare. No, non ci provare. Cose, cose strane. Pure lugubri. Portarsi sfiga. Vieni qua, su, prendi questo, va. Vieni, vieni, dai, noi siamo carichi. Parati, parati, Ragna. Sì, sì, tanto non ci pariamo. No, non ci fare, no. Tu agni e lampi, non ce ne frega niente. E prendi questo qua. Yatta, bene così. Ragna, win. うさぎ。てめえもいちいち突っかかってくるんじゃねえよ。めんどくせえ。悪いけど The Wheel of Fate is turning. Rebel 1, action! Ok, eccoci qua di nuovo nel main menu di questo BlazBlue Chrono Fantasma Extend. Mi raccomando, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like. Se potete supportare ovviamente Game Experience, supportatelo con i like e con i commenti. E mi raccomando, insomma, fatemi sapere e fateci sapere sempre la vostra. E se potete appunto condividere nei vostri social network, fareste veramente un bel... Un bel favore. Bene così, allora, dal vostro Giappo Gamer e qui su Game Experience è tutto. Sayonara ne, e al prossimo episodio.